Vediamo un pochino, qui ci sono delle battaglie qua. Nuovo Prometeo, ora ci voglio guardare nella ricerca scientifica perché forse da qui lo possiamo guardare subito. Nuovo Prometeo, lo possiamo fare? È una meraviglia, no? Boh. Vabbè. Intanto il Kraken sta attaccando un cruiser. Due danni si è preso. La Polistralia ha deciso di andare a disturbare i cosi. Livello intrigo nella città di Tiangong è diminuito. Livello attuale 0. Ok, vabbè, lasciamoli lì a fare. In 10 turni ruberemo un po' di scienza da Franco Iberia. Unità attende ordini. Convoglio commerciale. Andiamo a ristabilire la vecchia rotta commerciale. Rotta precedente con Liberty. Altrimenti abbiamo anche Fortune che è più, ci fa guadagnare più energia. Oppure possiamo andare a vedere 8, 9, 3, 5, un'arta. Direi che 8, 9, 3, 5 è la cosa migliore. Un'unità attende ordine? No, turno successivo ancora una volta e direi di aspettare. Siamo quasi ragazzi al completamento del... Eccolo qui, un turno esatto, il Bikeheist. Quindi nel prossimo turno avremo una meraviglia. Qui la Franco Iberia sta bombardando un cruiser ma... ha vinto la Franco Iberia, di poco, ma ha vinto la Franco Iberia. Te cosa sei? Un vascello commerciale, commercia la nostra città. Non posso Scendiamo adesso. provare antipatia per Bikegeist, perché nonostante la sua insopportabile Gaia ubiquità, è semplicemente troppo utile per farne a meno. Ok ragazzi, scienza più 2, cultura più 4, meno 15 al costo in cultura delle virtù. Quindi 1295 rispetto a 1500. Abbiamo guadagnato 3 turni a virtù. Io non so che cazzo ho cliccato. Comunicazioni. Abbiamo perso un turno nella ricerca scientifica, purtroppo. Dunque, scegli produzione. Istituto. 11 turni. 3 slot specialista scienziato. Oppure un crogiolo genetico in 12 turni. Come mai così tanto? Dobbiamo aumentare la produzione, ragazzi, qua. Ci manca pietra fluttuante per fare quello. Neurolab. Scienza più 10, meno scienza più Firaxite. Salute più 1. 9 turni. E non riesco a capire sinceramente come mai Tiangong è così lenta nella produzione. Boh. Vabbè, facciamo un crogiolo genetico. Aumentiamo ancora la nostra salute. Leviamoci intorno a questo problema, così almeno poi potremo ragionare sul resto. Anche perché se conquistiamo... What's ours is yours. 4 favori in cambio For a di while. 480 energia. Va bene, 4 favori. Non so quanti te ne abbiamo i favori, però. Prendiamo il nostro stile di vita. Senza armonia non può esserci illuminazione. Ok. Sono felice. Andiamo a vedere un attimo. Ci facciamo vedere il punteggio? Militare. Forse è la diplomazia? Sì. Ok ragazzi, abbiamo rallentato un pochino nella nostra... Sei favori ci deve il nostro amico, eh? Diffidente, ostile, armistizio un turno con Elodie. Diffidente, siamo tutti diffidenti. Dobbiamo ragazzi fare un'alleanza con il nostro amico qua. Come Good to see accordi you again. possiamo fare? Alleanza. Ok, That's so true. accettiamo. Abbiamo un'alleanza That's ragazzi. spot on. Arrivederci. Operativa Panasiati e la Polistralia sono ora alleate. Ha dichiarato guerra alle UE perché lui è in Francia con le UE. Il trattato di pace è terminato. Non arriverà più Firaxite. Un accordo energia geotermica e diritto di passaggio. Ok, quindi sono terminati gli accordi che avevamo con le UE perché siamo entrati in alleanza con la cooperativa Panasiatica. Ragazzi, siamo sicuramente la forza più potente al mondo alleati con la cosa, la Polistralia, considerate comunque siamo ancora il giocatore con il punteggio maggiore, secondi solo appunto a loro. No, non è vero, secondi a loro, loro sono secondi solo a noi. Allora, adesso però siamo sottoposti a attacchi da parte di della Franco Iberia. E qui ci sono diverse unità della Franco Iberia. Quindi io direi eventualmente di fare un bell'attacco a distanza su una di queste unità. Qui c'è una bella unità. Facciamo 40 danni a tutte, 42, 42. Andiamo a vedere un attimino se il nostro CNDR sarà in grado di
Modalità movimento, no, non è in grado di attaccare, come vedete. No. Se possiamo fare il convoglio commerciale. Dunque, rotta precedente qual era? Ganzorig, però basta, raga, Ganzorig. 10754, mi piace 10754. Ok. Ci vorrebbe, ragazzi, come a Roma, anche qui un modo per avere tipo un patto in un'aggressione o qualcosa del genere. Comunque andiamo a saccheggiare questa casella. Cerchiamo di danneggiare il più possibile la nostra amica qui. Nidalgrat. Dunque vogliamo fare un attacco aereo su. Dunque qui ci prendiamo tipo 100 danni, come vedete, quindi no. Qui ci prendiamo 25 danni e facciamo un po' di danno. Vabbè, facciamolo, va. Ok. Abbiamo fatto, cioè ci siamo presi 20 danni, allora qui teoricamente adesso possiamo, forse facciamo ancora più male, 40 danni uguale. Io direi di fare danno a questo che può attaccare solo noi, sicuramente questo supervisore non durerà molto, ragazzi. Ok, abbiamo fatto 50 danni alla fine e non possiamo fare altro, quindi dobbiamo solo sperare che non subiamo troppi danni. Allora, abbiamo delle unità in viaggio, se non sbaglio. Avevamo un'artiglieria, ma non l'avevo. Ah, è già ancora qui. Cazzo. 10 turni ancora ci vorranno arrivare. Hai distrutto un nido brulicante e ne hai ottenuto 25 energia. Perché non te ne vai qui? 2 turni. Aspetta, vedi come te lo tappano, eh. Allora, intanto noi dobbiamo stare attenti qui perché avremo un contrattacco sicuramente. Eccolo qui. Cosa parte di un aereo. Ho fatto 58 danni all'aereo, noi 2 danni ci siamo presi. Eccoci qui che ci bombardano, 20 e qui ci attaccano corpo a corpo, quindi addio supervisore. No, ho fatto 22 danni, questo. Vediamo un po' se. No. Siamo riusciti a sopravvivere, unità veterana, ragazzi. Allora, sicuramente questo è il momento di curare la nostra unità, perché insomma direi che è una situazione abbastanza tragica. Quindi te vieni qua, vittoria parziale otteniamo a quanto pare. Con il nostro amico qui possiamo andare a. Dunque non vedo unità della Franco-Iberia, quindi io direi di venire qui e saccheggiare quest'unità. Rischiamo di essere bombardati, anzi sicuramente saremo bombardati però. Dunque, modalità attacco aereo. Possiamo andare a bombardare ancora questo. Ok, allora abbiamo un convoglio commerciale, annientit. E lo rimandiamo a fare quello che stava facendo, alias. Che cazzo stava facendo? Portava ancora roba a Ganzorig, probabilmente. Ganzorig, sì, uno cibo. Vabbè, però importava e esportava produzione, quindi ci va bene. Dunque, il supervisore può attaccare, 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 direi questa per buttarla giù. Oppure si può levare anche di culo, eventualmente. Questa. Non riusciamo a uccidere nessuno, a quanto pare. Eh no. Vabbè, però io direi di buttare giù questa. Cioè, cerchiamo di fare più danno alle unità già danneggiate. Ah, cazzo. Vabbè, un po' per uno, anche la nostra era sopravvissuta per un piccolo pallino. Dunque, abbiamo completato un qualcosa da queste parti. Io direi di fare un cruiser o una nave, potrebbe essere buono perché riusciamo ad arrivare velocemente dalle parti dove c'è la guerra. La nostra artiglieria sta viaggiando qua. Il nostro tizio è arrivato finalmente qui. Possiamo costruire un. Chiunque non vada d'accordo con te merita chiaramente la nostra amicizia. Porgi i miei saluti alla Franco-Iberia. Molto bene. Quindi siete tipo alleati con la Franco-Iberia? Interessante. Cioè, questo ragazzi potrebbe voler dire che ci sono due blocchi su questa isola. Intanto siamo morti, ma abbiamo macinato un po' di gente. Cioè, buono. Un'unità è stata uccisa. Ok. Questo cruiser è attaccato dal.
Kraken. Non so perché la Polistralia continua a stare qui a farsi picchiare dai Kraken, però abbiamo scoperto la tecnologia di Una delle comunicazioni, quindi scopature abbiamo più un fini sacco della di roba, comunicazione Snodd.net, sta nella differenza fra non ho centro di capito e comando, ho nodo capito ma non mi informativo interessa. e vettore trasmissione. Ok, quindi niente di così meraviglioso. Scegliamo la nuova ricerca, andiamo a fare un network orbitale per avere il nostro satellite LaserCom disponibile alla costruzione. Decisione sulla missione. Sembra che anche qui la clonazione susciti le stesse controversie già scatenava sulla Terra. Il nostro popolo si è radunato fuori dal nuovo centro clonazione, esigendo di sapere in che modo verrà usata la tecnologia. È una domanda lecita: le proteine clonate potrebbero aumentare la conservazione del cibo, ma quelle stesse cellule potrebbero essere utilizzate per combattere molte forme di malattia che ancora oggi ci affliggono. Dovremmo scegliere una delle due applicazioni. Che sia per ragioni etiche o spirituali, il nostro popolo non è ancora pronto ad accettare la clonazione come parte della vita quotidiana. Conservazione del cibo, manteniamo il cibo nella riserva. O più uno salute ai centri di clonazione. Facciamo più uno salute. Ok. Unità attende ordini. Ah, questo convoglio, ok. E io direi Nuova Babilonia. Sì. Quindi questo via. Operazione scoperta. Tiangong, vabbè. Anche la Franco Iberia hanno formulato un accordo di cooperazione. Questo potrebbe peggiorare un attimino la situazione. Vittoria schiacciante, ragazzi, contro questi robi. Qui possiamo assolutamente costruire questo. Un vascello commerciale. Andiamo a ristabilire una rotta commerciale con Palatina. 15 culture, ragazzi. Cazzo quanto guadagniamo? 119 culture ogni turno. In 10 turni facciamo una virtù. Siamo. Ah, prossimo turno. No, scherzavo. Per pochissimo non la facciamo al prossimo turno. Dunque, questa. Needle jet. Why? Perché questo si è ripreso del tutto? Accidenti a voi. Vabbè, curiamo la nostra cosa. Questo qui lo possiamo. Dunque, noi abbiamo il coso che ci curiamo nel miasma. Sì. Quindi io direi tenerlo qua nel miasma, il discepolo, e fare tipo saltaturno per adesso, poi vediamo. Turno successivo, ancora una volta, non riusciamo ragazzi a imporci bene con la Franco-Iberia. Ma anche perché come vedete adesso non attacca più la cosa, non attacca più la Polistralia. Dobbiamo vedere in pratica di resistere al loro controattacco. Ok, ora stanno venendo da quest'altro lato. Quindi il nostro CNDR è libero di agire, io direi di distruggere il distruggibile. Kraken che attacca, turno 335. Scherzavo, 336. Quanto siamo a 2 turni per la Sinus. Ok. Allora, io direi, Ainz possiamo mettere la città, dunque, okay. Che vorrebbe dire quanto ci dà di malus? Dunque, Ainza, possiamo acquistare? No. Volevo capire quanto ci dava di malus di salute. Forse 4? Io direi di fare una cosa, ragazzi. Ctrl S. Squadraggio rapido. Sì, va bene. Ok. Io, vabbè, per sicurezza la risalvo la partita. Dopo l'ultima esperienza, ragazzi, salvo sempre uno Steam Cloud perché almeno se dovesse avere problemi il computer, non ci sono problemi appunto ad avere il salvataggio. Io proverei a netterla, Inza. Andiamo un attimino da 5, andiamo a 4. No, no, no. Carichiamo il salvataggio. Carica partita. Steam Cloud. Questa. Carica partita. Comunque okay, ci vorrà un pochino, ci vediamo fra poco. Ok, rieccoci qui. Ainz è di nuovo una città, cioè uno stato fantoccio. Una città fantoccio. Il nostro discepolo lì nel miasma sta per subire probabilmente l'attacco di questa roba. E teoricamente dovremmo anche riuscire a vincere. Quindi io direi di vigilare per adesso. Vedere magari di fare qualche attacco con il nostro Needle Jet. Si sta riprendendo dai danni subiti. Però teoricamente potremmo riuscire ad attaccare e fare un po' di danno a queste unità che si stanno avvicinando. Dunque, danno inflitto 29, danno subito 23. Altre unità fuori non ce ne sono, quindi io direi di iniziare con questo. Ok, vediamo un attimino quanti danni abbiamo preso e quanti danni abbiamo fatto. 20, 33, 17, molto meglio di quelle previsti. E
E direi che possiamo fare anche il turno successivo. Tanto non c'è molto da fare, il nostro scenario di area si è mosso. Ok, alieni sulla Firaxita che stanno subendo il bombardamento da parte del cruiser polistraliano. E ops, l'arc ragazzi ha diverse truppe. Qui ci stanno attaccando con gli aerei. Siamo fighi, quindi ci difendiamo. 9 danni abbiamo preso da quel bombardamento. Ok, allora teoricamente ragazzi non ci siamo messi affatto male in questo momento, perché dunque questo unità qui, questo marina, dunque sviluppo culturale. Cosa? Le iniziative educative hanno dato frutto, usa la cultura accumulata per sviluppare una nuova virtù. Ah no, siamo arrivati a una nuova virtù. Allora cazzo, teste descrizioni strane. Dunque possiamo migliorare ancora la conoscenza oppure fare altre tre ricerche qui per ottenere una virtù e un agente segreto. Tre ricerche qui potrebbero essere unità esploratore, possono costruire tre spedizioni. Oppure, meno 25 la cultura necessaria all'espansione dei confini. Oppure, investimenti, ogni turno guadagni l'1% della conserva dell'energia fino al massimo di 100 energie. Buono. Il prezzo spaziale privato è più 25 la produzione di unità di abitanti e più 0,5 la salute per ogni unità commerciale sotto il tuo comando. Io direi sì, di fare queste tre. Anche questa è buona. Vediamo qui eventualmente, più due popolazioni per città affondate, più 7 alla salute. Questa non è male, eh. Questa però ci dovrebbe dare un sacco di roba, quindi eventualmente possiamo concentrarci qua. Sono richieste tante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tecnologie foglia. Boh. Io punterei però. Sì, ragazzi, su quelle più serie. 9 virtù, sì, 4 virtù per una conoscenza e una tecnologia gratuita, va bene. Quindi completeremo quel ramo della conoscenza e poi investiremo da altre parti. Dunque, abbiamo una produzione libera a Ganzorig, e io direi di fare un bel centro di comando, altrimenti 1 difesa cittadina più 20 punti ferita città più 20. Unità attende gli ordini, il nostro Needlejet, che può fare un bell'attacco aereo. Dunque, qui ti prendi 33 danni, no, 23 danni e ne fai 33. Qui ne fai 28. Quindi io direi di fare questo. Ok, il nostro CNDR può venire qui e saccheggiare eventualmente. Dunque, te puoi fare vittoria parziale qui o vittoria parziale qui, 28, 21. Andiamo di qua però. Cerchiamo di danneggiare il più possibile queste. 37, 18. Ok, ottimo. Facciamo turno successivo ancora una volta. Dovremmo essere al completamento, ragazzi, della meraviglia. Sono felice di un notevole scambio di beni e ricchezze alle nostre colonie. Va bene. Dunque. Oh, finalmente la palistrella si muove verso attacco. Sta facendo attacchini ridicoli, eh. Però, due danni. Quante ne hai, oh? Due danni. Non è un ottimo investimento delle truppe questo, te l'avviso. Io spero che quell'unità non venga da queste parti. Qui ci stanno attaccando, probabilmente stiamo per morendo. Unità veterana. Attenzione! Invece sopravviviamo a 30 di vita. Allora, questa unità qui è veterana. Sicuramente la cureremo. Eccolo qui, Sinusur, scienza più 7 ragazzi. Allora, questa operazione segreta scoperta. Abbiamo un'unità veterana, che andiamo a curarla anche questa. Ok. Il nostro Needlejet sicuramente andrà a buttare giù del tutto questa unità qua. Sì. Non è morta? Ma che cazzo? Dunque, qui dovrebbe essere agitata dai loro bombardamenti, quindi io non ce la porterei. Io a questo punto, ragazzi, io direi di buttare giù tutta questa, anche se rischiamo un po' di morire per l'attacco dell'altra, però, teoricamente, appunto, ci stiamo anche allontanando, quindi. Abbiamo preso 27 danni. Vabbè, ne abbiamo levato di torno un'unità, che vuol dire molto.
Crogiolo genetico 9 turni. Oh, però scusate, ma il pozzo di Gaia, ma dove sono le meraviglie? Allora, nuovo Prometeo. Ah, il nuovo Prometeo è già stato realizzato, forse? Forse è quello, ragazzi. Andiamo a vedere nella diplomazia. Guardate l'arc quante meraviglie ha fatto. Nuovo Prometeo, e oddio. Ok, ragazzi, ci siamo davanti al nuovo Prometeo, quindi lo possiamo realizzare. Ok, quindi scendiamo a produzione, concentriamoci su altre cose, tipo la serra sperimentale. Crocio genetico, continuiamo a aumentare la nostra salute. E facciamo un'altra volta turno successivo, spedizione completata, abbiamo ottenuto 484 cultura. Teoricamente, infatti siamo a 700, siamo già a metà della prossima ricerca. La prossima virtù, non ricerca. Qui intanto questo rover ci sta attaccando, probabilmente moriremo. Invece no. Probabilmente riusciamo anche a buttarlo giù, non lo so. Discepolo ha molta poca vita, però abbiamo un needle jet. Anche questo rischia di morire se attacchiamo, però. Allora, vediamo un pochino. Sta a noi. Alieni vicino a Ganzorig. Dove sono gli alieni vicino a Ganzorig? Questi. No, questi li buttiamo giù con un attacco. No problema. Allora, il CNDR lo portiamo qua, vogliamo fare circumnavigare. Dunque, sicuramente prima di tutto io direi di attaccare questo. Non muore. E qui, vittoria decisiva, cioè sopravviviamo. Però, mamma mia. Vabbè, comunque ci curiamo nel miasma, quindi teoricamente abbiamo ripreso già un po', diciamo, della nostra salute. Il nostro esploratore ha fatto, modalità esplora automaticamente. Ragazzi, questa guerra è una guerra di logoramento, veramente. Abbiamo priorità nel sud, però abbiamo un'artiglieria che si sta avvicinando. Abbiamo anche un diritto di passaggio con l'arca, a quanto pare. Vabbè, turno successivo. Trattato di pace. Rifiuto. Ok, hai perso tutte le unità, ora vuoi il trattato di pace, naturalmente. Mi pare giusto. Effettivamente è giusto. Network orbitale. Ok, ragazzi, possiamo fare il satellite laser. Come unità veterana, a quanto pare, il nostro tizio qui. Possiamo curarlo ancora o fare disciplina. Io direi di fortificarlo finché è guarita, dentro il miasma. Anche te fortifica finché è guarita. E ti dirò di più, anche te fortifica finché guarita. Scegliamo una nuova ricerca. Ok, allora abbiamo fatto, se ci veniva chiesto la robotica, nanorobotica, come si chiama, nanorobotica, requisito, sì, è un requisito per la vittoria per trascendenza, però dunque questo l'abbiamo già fatto, che ci faceva fare la porta dell'emancipazione. Camera di Holon, scienza più 5, è una meraviglia, immagino, sì. Questa qui invece è un angel, ci potrebbe servire, quindi andiamo da queste parti. No, però sono tanti turni, ragazzi. Dunque, questo cos'è? Agricoltura verticale, più un'energia da fattoria, pure questo qui. Affinità purezza, carro armato Lev, generatore di massa, più 5 per l'attacco orbitante, ingegneria civile, oro matrice, più 2 culture nelle caselle ti appartengono. Ah, figo, ingegneria civile, va. Vai, ho detto ingegneria civile, marimba cinghiala. Ragazzi, facciamo un altro turno successivo, vediamo se succede qualcosa, altrimenti terminiamo qui questo episodio. Ok, sta già Brasilia, quindi teoricamente no. Reazione slava, non mi ricordo se la Franco-Iberia è dopo. No, no, ecco l'alieni. Però ragazzi, questi... La Polistralia non capisco perché abbia tutte queste truppe di fronte a Qien. Energia... Scusa, ho delle informazioni importanti per te. Abbiamo terminato... Ok, abbiamo... Allora, un sacco di roba. Abbiamo rubato scienza alle Qien, ma è stato scoperto. Agente segreto promosso. Abbiamo terminato un accordo con Susan Fielding.
scegliamo la produzione. Ora vediamo gli agenti segreti. Dunque, modo informativo ci dà cultura più 3 più 1 scienza. Sì. Unità attende gli ordini, questo convoglio commerciale. Più 13 più 10 con Pembela. Direi proprio di sì. Unità attende ordini. Dunque, questo CNDR ha già completato il suo rimettersi in piedi. Io direi di subire un po' di danno ma levare di torno questi miglioramenti. Abbiamo anche preso 27 energie da questa cosa. Dunque il cruiser lo mandiamo sulla costa da queste parti. 6 turni ci vorranno. Unità attende ordini. No, ho cliccato su unità attende ordini, non sul passaturno. Vabbè, faremo un altro turno a quanto pare. I cruiser qui viaggiano lungo e in largo. Non abbiamo una così grande produzione di energia come vedete. La maggior parte la rispondiamo per le unità. E ci stanno attaccando infatti il CNDR, 33 danni più 19 danni, mezza vita. Il vostro stile ci turba. Ma no. Direi di allontanarci ragazzi da qui perché... Ok, allora, scegliamo la produzione a Tiangong. Meme Twerk. Allora avremo cultura più 4, cultura più 25, salute più 2. Più 25 la cultura. La città è ancora costruita. Direi proprio di sì. Decisione sulla missione. Dunque, l'uso della medicina e di altre misure tese a prolungare la vita ha permesso all'umanità di andare oltre i confini dell'evoluzione guidata dalla selezione naturale. Per questa ragione i nostri geni sono pieni di difetti. La nostra speranza è che attraverso l'uso di un crocio genetico riusciremo a imporre un'evoluzione forzata e migliore sensibilmente il corredo genetico al nostro popolo. I nostri scienziati sono pronti a dare il via alla sperimentazione sugli umani inserendo nuovi geni nella popolazione di questa città. Così faremo progredire il nostro popolo. Una ricombinazione alla volta, ma da dove cominciare? Dal corpo o dalla mente? Più due scienza... O più uno salute, più due scienza, ragazzi. Più due scienza. Allora, volevo vedere un attimino. Qui abbiamo 4 turni per completare questo crogiolo genetico. Ok, quindi... No, perché conviene forse farla lì, perché qui abbiamo una produzione 37,8. Ma se facciamo concentrazione su produzione 48,6, ora si ragiona. Invece 19 turni, ragazzi. 15, vabbè. Non così tanti in meno, però. Comunque riusciremo appunto a produrla prima. Allora, ancora, ho passato un'altra volta il turno ragazzi, è una malattia questa. Abbiamo guarito molto le nostre unità. Qui abbiamo degli alieni a quanto pare. E l'arc che entra dentro i territori. La condanna formulata a tuo danno da parte di Elodie è scaduta. Vediamo se ce la rinnova. Fondamentalmente stiamo attaccando la città, quindi dovrebbe. Almeno io lo farei. Allora, fortifica finché guarita, sì, direi proprio di sì. E gli altri si stanno riprendendo ancora, quindi usate area della Needlejet, quanto è di vita? Quasi, no, siamo a 2/3. Va bene, allora ragazzi, terminiamo qui questo episodio. Questo che diavolo è? Snod Tacnet, ok. Terminiamo qui questo episodio, nel prossimo episodio continueremo la nostra guerra di come si dice, non mi viene più il termine. La nostra guerra di, insomma, di tipo trincea contro la Franco-Iberia. La nostra alleanza con la Polistralia ci rende più tranquilli perché... Andiamo a vedere se ci sono altre cose. Alleanza, risorse strategiche, non possiamo fare molto a dire la verità. Possiamo riscuotere dei favori, però in cambio magari di scienza per turno. Cosa chiedi per compiere la... Ma se tipo ti leviamo energia e ti facciamo riscuoti favori... Number 2, visto che ce n'hai 6, almeno un po' in inizio riprendiamo. Proponi. Ah, di più, va bene. No, di più. Sì, va bene, amico, però arrivederci. Ok, quindi appunto abbiamo questa cosa. Il fatto è che tu sei... Oh, questa è andata via. Bene. Quindi ragazzi, terminiamo qui questo episodio, appunto. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, lasciatemi un commento ed iscrivetevi a Break2Play. Un saluto a tutti da Nicolas, ci vediamo al prossimo video.